talk this over. Let's make some plans. 'Cause I think I've had enough of just being friends. Equals love. What is love? Buongiorno amici di Telebelluno e benvenuti a questa puntata di maggio di Sette Ville Segusino, parole e immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni di Lano di Piave, Quero Basso e Segusino. Con la primavera finalmente è arrivata anche la pioggia, ma tra le nostre montagne riusciamo comunque a vedere luce e colori. Con questo diamo subito la linea a Petra Mondin per i servizi da Lano di Piave e Quero Basso. A te Petra. Grazie Anna, mi trovo a Quero all'annuale fiera primaverile detta di Santa Croce, che nonostante il recente tanto atteso ritorno della pioggia, quest'anno si sta svolgendo in una giornata asciutta e dal clima gradevole. Ma ora andiamo a vedere i principali angoli dell'evento. Lungo Via Nazionale e in Piazza Marconi erano presenti le numerose classiche bancarelle e gli stand espositivi. Ci siamo impegnati molto come associazione, siamo pochi ma molto volenterosi, ragazzi giovani, per organizzare, animare la piazza. Ci siamo riusciti, direi, abbiamo fatto un bellissimo percorso sensoriale in collaborazione con Campagna Amica, con il progetto Semi Insegni, fatto da Coldiretti, per avvicinare i bambini al mondo dell'agricoltura, quindi un percorso sensoriale con il tatto, il gusto, l'olfatto e la vista attraverso il mondo agricolo per scoprire appunto la realtà della nostra piccola agricoltura. Ci sono anche alcuni animali di bassa corte, provenienti sempre dalle nostre aziende agricole. Siamo riusciti a avere come ospiti alcune aziende agricole, produttori di formaggi, di capra, formaggi bovini e miele. C'è il nostro stand degli agricoltori con i nostri prodotti tipici e quest'anno faremo poi anche il formaggio qua in diretta e quest'anno anche, novità, la polenta sulla fornella proprio alla vecchia maniera. Grazie, infatti qua c'è Oliva De Rui che prepara la polenta. Qual è il segreto di una buona polenta? Questa è la polenta della tradizione antica proprio. La polenta deve essere bella soda, dura, perché dovevano portarsela nel campo, non potevano andare a casa a mezzogiorno a mangiare. Pertanto doveva avere una certa consistenza. Adesso è un gioco e si fa per riattivare le tradizioni, ma non ha più l'importanza di una volta, per fortuna. E alla fiera di Santa Croce non poteva mancare la principale associazione del paese, la Proloco, che insieme alla Coldiretti ha organizzato questa fiera. Cosa state preparando? Allora, noi stiamo preparando le trippe, panin col pastin, patate fritte, bibite, birra, vino e acqua. Quest'anno insieme alla Coldiretti il comune ci ha dato delega di organizzare la fiera di Santa Croce. Ogni quota che riscortiamo dai stand verrà data in beneficenza. Restiamo a Quero, dove si è recentemente svolta la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli e delle costituzioni ai neo-diciottenni. È ammontato a 6.200 euro il controvalore degli assegni distribuiti ai 20 studenti meritevoli che hanno ricevuto le borse di studio istituite dall'Unione di Comuni del Basso Feltrino, Sette Ville, Comuni di Lano di Piave e Quero Basso, relative all'anno scolastico 2021-2022. Al suddetto evento, come avviene da alcuni anni, è stata abbinata anche la consegna del testo della Costituzione della Repubblica Italiana ai ragazzi dei due comuni che nel 2022 sono divenuti maggiorenni. Prima di consegnare premi e costituzioni, hanno preso la parola i due primi cittadini. Il sindaco di Alano, Serenella Bogana, ha sottolineato come per un sindaco sia una grande soddisfazione avere qui dei ragazzi bravi e impegnati, sostenuti dalle famiglie. Il sindaco di Quero Basso, Bruno Zanolla, ricordando che l'iniziativa delle borse di studio è nata nell'anno 2000, ha voluto ringraziare le aziende e le associazioni che hanno costantemente offerto il loro contributo per permettere di riconoscere il merito dei ragazzi premiati. Il dirigente scolastico Bruno Casillo ha detto come raggiungere questi eccellenti risultati sia un vanto per le comunità di Quero Basso e Alano di Piave. Sono così stati premiati per la scuola primaria 200 euro Giulia Collavo, Andrea Maccagnani, Nicola Scollavo, Alessia Favaretto, Terence Dal Canton e Maria Margherita Miotto. Per la scuola secondaria di primo grado 250 euro Evelina Fantin, Veronica Rizzotto, Isacco De Paoli, Alessandro Porta,
Emma Maria Tessaro e Martina Santoni. Per la scuola secondaria di secondo grado, 350 euro, Ilaria Collavo, maturità linguistica, Nicola Pellencin, liceo musicale, Elena Antoniazzi, maturità linguistica e Thomas Bettin, relazioni internazionali per il marketing. Laurea universitaria di primo livello, 450 euro, Silvia Mazzocco, laurea in psicologia. Laurea universitaria di secondo livello, 550 euro, per Alberto Bellumat, laurea in informatica. Francesca Vidorin, scienze dello sport, e Eddy Benato, storia del Medioevo all'età contemporanea. È stata inoltre consegnata una menzione di merito a Roger Todesco, che si è diplomato tecnico statale superiore per automazione e sistemi meccanici. Altri riconoscimenti sono andati alle insegnanti andate in pensione lo scorso anno scolastico, Emanuela Rizzardo e Annalisa Biasion. Infine è stata donata una targa ad Antonio Schevenin e alla moglie Assunta, che hanno terminato il loro servizio pluridecennale di trasporto scolastico. La serata è proseguita con la lettura di alcuni testi riguardanti la democrazia, le persone, la responsabilità e il futuro, e con la consegna delle costituzioni ai neodiciottenni. Nella seconda metà di aprile il Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, ha effettuato una visita pastorale presso l'unità pastorale Conca del Piave. Oltre a visitare le parrocchie bassofeltrine celebrando diverse sante messe, nelle immagini la messa di Segusino dello scorso 29 aprile, Sua Eccellenza si è incontrato con i referenti pastorali per ambito, ha visitato le case di riposo di Alano, di Colmirano e di Quero, ha incontrato i sindaci, i fedeli laici e i consigli pastorali. Monsignor Cipolla ha fatto visita anche al presepio artistico, che ha fortemente apprezzato. Il Vescovo ha voluto però visitare anche i luoghi dove viene garantita la sicurezza del territorio, come la caserma dei carabinieri di Vas e il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Quero. Così, sabato 22 aprile, alla presenza di numerosi cittadini e rappresentanze di associazioni locali, del sindaco di Alano Amalia Serenella Bogana, dell'assessore comunale di Quero Vas Cristian Corrà, del comandante della compagnia Carabinieri di Feltre Luca Innelli e del comandante della locale stazione Carabinieri luogotenente Dario De Leo, Monsignor Cipolla si è recato presso la caserma dei Carabinieri di Vas, dove, prima di dare la benedizione, ha spiegato che benedire vuol dire bene di quanto stiamo vivendo, della nostra attività, dei nostri pensieri e delle nostre azioni. C'è un salmo che recita: «Del Signore è la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti». I suoi abitanti sono gli uomini, però è molto importante sapere che la terra è del Signore. E per questo il Vescovo si è complimentato per la soluzione adottata per il cambio di caserma da Quero alla ex canonica di Vas, che ha evitato di consumare altra terra per costruire e ha saputo valorizzare quello che abbiamo avuto a disposizione dalla storia. Dopo la benedizione aspersa su tutti i presenti, è stata letta da un militare dell'arma la preghiera alla Vergine Maria, Virgo Fidelis. Infine si è svolta la visita ai locali. Il giorno successivo, Sua Eccellenza, accompagnato dal parroco di Quero Don Alessio Cheso, ha fatto visita al distaccamento dei vigili del fuoco volontari del Basso Feltrino, dove è stato accolto dal capo distaccamento Massimo Andreazza, dai volontari e da un gruppo di cittadini, fra i quali alcuni bambini e ragazzi. Anche qui il Vescovo ha benedetto le persone presenti e ha fatto una breve riflessione rivolta ai volontari, complimentandosi con loro per la generosità e per la disponibilità messa in campo nell'aiutare il prossimo nelle situazioni più difficili. Quindi, a margine, ha fatto una riflessione sulla sua visita pastorale. La visita pastorale per me è sempre un incontro molto bello, perché è un'esperienza di carattere familiare, come se andassi a incontrare persone che sono legate in qualche modo a me. Poi qui siamo in una terra di confine e tutte le terre di confine sono luoghi di vicinanza ad altre diocesi, ma anche luoghi che sono da raggiungere con un po' più di fatica. Quindi sono molto contento anche di potermi fermare un po' di tempo con un po' più di calma, e questo è un grande vantaggio, perché non soltanto si incontrano gli
istituzioni, ma si incontrano anche le persone, le famiglie, i bambini, ed è un po' un momento di rilassamento e anche di gioia per me stesso. A gennaio dello scorso anno, 2022, ricorreva i 20 anni di insediamento del distaccamento del Basso Feltrino presso il territorio della Conca. Il 27 maggio prossimo festeggeremo, dopo il periodo della pandemia, festeggeremo questi 20 anni, sabato mattina, in cui verrà invitata tutta la cittadinanza, tutte le amministrazioni del territorio che sostengono il nostro distaccamento, e durante la mattinata verranno anche svolte delle attività di simulazione di intervento e delle manovre dimostrative. Tutto il giorno la caserma sarà aperta al pubblico e il pomeriggio soprattutto ci sarà un piccolo intrattenimento per i bambini. Vi aspettiamo tutti e speriamo anche nel tempo che sia clemente. E per questa puntata dall'Unione Sette Ville è tutto, restituisco la linea ad Anna. A te Anna. Grazie Petra. Parliamo ora di una lodevole iniziativa che ha coinvolto numerosi volontari del comune di Segusino. Sabato 25 marzo a Segusino vari volontari si sono radunati per la pulizia di alcuni sentieri nel territorio comunale. È una giornata che è nata dalla necessità emersa di mettere un po' insieme le forze per pulire questi sentieri, perché di fatto le singole associazioni da sole sono un po' in difficoltà. Al giorno d'oggi sappiamo che insomma la partecipazione all'associazionismo è sempre più in difficoltà, è sempre più difficile trovare volontari, però in realtà andando a guardare dalla singola persona, ecco, si trova un sacco di gente che è disposta a dare una mano anche senza appunto avere una tessera o far parte di un gruppo predefinito. Circa 30 i volontari impegnati nel lavoro, alcuni appartenenti ad alcune associazioni locali ma anche singoli cittadini. Avevamo la partecipazione di associazioni come la Riserva Alpina, gli AVAB, Antincendi Boschivi, Proloco e, come dicevo prima, anche tante persone singole che semplicemente hanno piacere di dare il loro contributo. L'attività era un tempo di competenza dei volontari antincendi boschivi di Segusino. Qui l'idea, ecco, di metterci tutti insieme, di indire la giornata di pulizia dei sentieri. Ci siamo divisi in gruppi e il risultato è stato questo, insomma, quasi 30 volontari sparpagliati su più sentieri. Abbiamo deciso di intervenire lungo il sentiero 1002, che è il sentiero che da Riva Grassa porta fino alla località Coldafì, e che è un sentiero che recentemente è stato anche inserito tra i sentieri ufficiali CAI. Abbiamo fatto questa convenzione assieme al comune di Valdobbiadene e di Miane con il CAI di Feltre, appunto proprio perché questi sentieri venissero tabellati, segnalati e inseriti nei sentieri CAI. Abbiamo esteso anche al sentiero 1001, che è la cosiddetta strada vecchia per Migliese o strada vecchia, un lavoro profondo, di pulizia profonda, che ci permetterà magari un altro anno, sicuramente vorremmo ripetere la giornata, di magari dedicarci ad altri sentieri, perché è un lavoro che dovrebbe insomma durare nel tempo. Tra i volontari all'opera con attrezzi alla mano c'erano anche sindaco, assessori e consiglieri comunali. Beh, sicuramente è importante insomma che anche chi lancia l'iniziativa, ecco, poi sia il primo a partecipare. Non si può lanciare il sasso e poi nascondere la mano, no? Quindi è importante anche dare un po' l'esempio e fungere un po' da collante e da motivatore. Io sono fermamente convinta insomma, che il ruolo dell'amministrazione sia soprattutto questo. Non sapevamo ovviamente all'inizio come avrebbe risposto la gente, e in realtà devo dire che abbiamo trovato subito disponibilità massima, e questo è stato davvero una bella sorpresa, ma soprattutto un bel anche segnale, anche di incoraggiamento. Un buon auspicio quindi anche per le future edizioni della giornata di pulizia dei sentieri. Se qualcuno volesse aggregarsi per l'edizione futura, come può fare? Chi deve contattare? Beh, può contattare me oppure il consigliere Longo e il consigliere Compagnin, che in prima persona insomma si sono particolarmente spesi per questa iniziativa, o anche uno degli assessori, indifferentemente. E dopo la fatica, la giornata è proseguita con un lauto momento conviviale curato dal volontario chef Evi Coppe.
credo che sia altrettanto importante e doveroso, dopo ore di fatiche, ecco, compensare i volontari con un momento di enogastronomico, diciamolo così, quindi insomma con la classica tavolata e mangiata assieme, non tanto come ricompensa, che è doverosa, ma credo anche come momento di condivisione, perché alla fine poi il bello di queste iniziative è proprio lo stare assieme, creare gruppo, condividere qualcosa, è un valore fondamentale. Sette Ville, Segusino, parole e immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni dell'Anno di Piave, Quero Vas e Segusino, va in onda su Telebelluno ogni primo giovedì del mese alle ore 18.50 e 21.50 e ogni primo venerdì del mese alle ore 7.30 e 13.30, seguito poi da altre repliche il terzo giovedì e venerdì del mese, sempre agli stessi orari. Tutte le informazioni le trovate sulla nostra pagina Facebook. E per questa puntata di maggio è tutto, ci vediamo a giugno. Ciao!